Presidente, grazie ancora Presidente Costalli per l'invito. Presidente Tajani, autorità religiose, civili, delegati tutti presenti. E vi ringrazio, dicevo, ringrazio il Presidente per l'invito che mi è stato rivolto e desidero rivolgere a tutti voi partecipanti l'augurio perché i lavori di questo congresso possano svolgersi nel modo più proficuo, in un clima di dialogo e confronto al quale siete abituati, e siano utili questi lavori soprattutto per riflettere sul ruolo che il lavoro svolge all'interno di una società che, come sapete, sta attraversando delle profonde ma anche repentine e molto rapide trasformazioni. Il lavoro è certamente un valore giuridico in senso stretto, primario, tanto da costituire, nell'ordito dei principi costituzionali, un valore fondamentale della Repubblica. Forse il canone, al rileggere con attenzione la nostra Costituzione, che ha ispirato l'intera architettura costituzionale, quel legame strettissimo che nella formulazione dell'articolo 1 si instaura tra democrazia e lavoro, costituisce a mio avviso la cifra che dovrebbe orientare l'azione di tutti i pubblici poteri. Il lavoro è lo strumento che consente all'essere umano di emanciparsi dal bisogno e quindi da ogni forma di dipendenza. Ed è per questo anche che è importante che il lavoro sia adeguatamente remunerato, ed è fondamentale anche quell'articolo 36 della Costituzione: il lavoratore ha diritto a una retribuzione, lo ricordate, proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Vedete, dignitosa. Lavoro, esistenza dignitosa, lavoro coniugato con il concetto di dignità. È una dignità, io dico, attenzione, che ha una dimensione particolare. Qui ragioniamo di una dignità sociale, perché è evidente che ciascun essere umano ha una dignità per il fatto stesso di nascere e nessuno, tengo a dire, gliela potrà mai togliere. Ma c'è un'altra prospettiva, un'altra dimensione della dignità che riguarda appunto il fatto dell'essere inseriti in un contesto sociale, in un contesto economico. E quindi il lavoro non può essere solo fonte di reddito, non è solo, secondo una prospettiva essenzialmente costruita su una cultura di mercato, uno dei fattori della produzione insieme al capitale. Il lavoro è anche e soprattutto il luogo dove si sviluppa la personalità dell'uomo, lo spazio nel quale l'essere umano realizza se stesso, in cui soddisfa la sua naturale vocazione, contribuendo, per ricorrere alla formula racchiusa nell'articolo 4 della Costituzione, al progresso materiale e spirituale dell'intera società. E ancora, per recuperare quella incredibile ricchezza che emerge da questi principi costituzionali, una ricchezza ampiamente restituita anche dagli interventi nell'Assemblea Costituente. Quegli interventi sono ancora oggi, pensate, a distanza di oltre 70 anni, costituiscono il segno di una ricchezza di elaborazione teorica che, secondo me, a dispetto del tempo, rimane ancora molto attuale. La cifra identitaria del vostro movimento è certamente ascrivibile a questo ricco patrimonio di pensiero che ha alimentato, in particolare attraverso la voce dei costituenti cattolici, il dibattito in Assemblea Costituente e che trova la sua fonte primaria nella dottrina sociale della Chiesa. Dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla Evangelii Gaudium di Papa Francesco,
Ecco, questa dottrina sociale ha offerto alla cultura e all'azione dei cattolici impegnati nel sociale e nella politica un humus, un contributo di elaborazione davvero straordinariamente ricco. Leone XIII, che è un pontefice che presenta dei tratti di modernità davvero singolari, penso che Sua Eminenza Santoro sarà d'accordo, scrisse questa prima enciclica su temi di natura, lo ricorderete, non strettamente ecclesiale, in quanto era rimasto profondamente colpito dagli effetti che la seconda rivoluzione industriale stava producendo nella dinamica dei rapporti di lavoro. Effetti suscettibili di compromettere in misura non tollerabile i diritti essenziali della persona umana, la stessa dignità della persona umana. Ecco, in questo primo manifesto politico i cattolici trovarono da subito un fondamento saldo che permise l'avvio di una stagione di sempre più intenso impegno e, come è noto, poi culminò alcuni anni più tardi con la nascita di un partito politico organizzato di cui si è celebrato il centenario alcuni giorni or sono. Sono certo che anche oggi i cattolici impegnati nel sociale sapranno offrire il loro contributo manifestando sensibilità, attenzione nei confronti delle nuove forme, ad esempio, di precarizzazione che purtroppo si intensificano sempre più nel mondo del lavoro, anche in ragione del lungo ciclo avverso della crisi economica. A quella crisi sono state offerte delle risposte che si sono rivelate obiettivamente poco efficaci, anche perché coniugati a politiche di rigore che hanno in realtà poi aggravato la percezione del disagio personale e sociale, favorendo l'affievolimento e la compromissione di diritti che sembravano acquisiti per sempre al patrimonio giuridico delle nostre democrazie avanzate. La precarietà del lavoro ha anche determinato un progressivo impoverimento di ampie fasce della popolazione, alle quali non può essere evidentemente negato l'accesso a beni primari. Anche su questo fronte, se mi permettete, ed è forse una sfida tra le più stimolanti anche nell'ambito delle società postindustriali, sono certo che il Movimento Cristiano Lavoratori, insieme alle altre associazioni, realtà associazionistiche che operano anche su questo terreno, potranno, come dire, rilanciare la vocazione sociale dei cattolici e quindi non mancherete di far sentire la vostra voce. Vedete, questo governo è impegnato in un progetto riformatore di ampio respiro, un progetto riformatore che è stato avviato, ha già dato alcuni significativi frutti, ma vi assicuro che siamo nel mezzo di questo progetto e ancora molte misure qualificanti del nostro progetto riformatore verranno realizzate e sono in cantiere. Ma soprattutto siamo impegnati perché il lavoro torni ad essere al centro della vita di tutti. Il primo provvedimento non è solo un fatto simbolico, evidentemente, l'abbiamo dedicato proprio e l'abbiamo chiamato decreto dignità e ha riguardato proprio il lavoro, ha contrastato la delocalizzazione di quelle imprese che addirittura approfittando di incentivi che vengono offerti poi hanno esternato, hanno portato all'estero i loro stabilimenti produttivi, approfittando quindi di quello che era conveniente acchiappare e poi invece portando fuori i benefici di cui evidentemente hanno beneficiato altrove. Lavoro, dignità, decreto dignità. Ecco, abbiamo voluto concretamente coniugare il concetto di lavoro con il concetto della dignità, proprio perché quelle parole che hanno scritto i nostri, hanno contribuito a incidere nella Costituzione i nostri costituenti, non fossero parole morte. Quel decreto ha cercato di dare un segno molto chiaro nel senso della
non di demonizzare il lavoro precario, attenzione, non è che contrasta e impedisce, introduce il divieto del lavoro a tempo determinato, ma chiaramente ha dato il segno che non può essere il lavoro a tempo determinato la soluzione, non può essere l'ideale per coniugare, ecco, il lavoro con la dignità, perché quell'esistenza libera e dignitosa, la possibilità di progettare il proprio futuro, può solo passare attraverso un lavoro a tempo indeterminato. Ci sono poi delle misure che abbiamo introdotto per una migliore redistribuzione del reddito. Un governo che voglia attuare una politica efficace in campo economico-sociale non può non porsi l'obiettivo di operare una politica efficace redistributiva del reddito. Ed è la ragione per cui siamo intervenuti anche nella legge di bilancio con la manovra economica con varie misure che per cercare di operare una redistribuzione con misure che sicuramente introducono un livello più elevato di tassazione, ma solo per quelle imprese bancarie, assicurative, imprese che per esempio lavorano nel campo del digitale, i giganti del digitale, che giustamente, o anche nel campo del gioco d'azzardo, che avevano le spalle più larghe per reggere e creare le premesse per una efficace politica redistributiva. Quando la crescita economica, vedete, sfrutta la fiducia della popolazione senza remunerarne adeguatamente gli sforzi, finendo per concentrare i benefici della crescita stessa nelle mani dei pochi, allora la stessa crescita non solo si alimenta il malcontento sociale, attenzione, ma la stessa crescita è destinata a spegnersi e appunto a generare malcontento, conflitti sociali. Questo è quello che è accaduto anche in Italia. L'ho detto anche a Davos l'altro giorno molto chiaramente dobbiamo dire che in Italia, se si è realizzato il 4 marzo, diciamolo francamente, se c'è stata una svolta per quanto riguarda la nostra vita politica, è perché queste istanze hanno trovato espressione attraverso il voto democratico. Oggi noi ci possiamo fregiare orgogliosamente, ma anche responsabilmente, consapevoli della responsabilità che comporta. Ci possiamo fregiare del titolo di governo del cambiamento perché abbiamo raccolto in pieno queste istanze, intendiamo dare attuazione a queste istanze e soprattutto intendiamo rinsaldare il patto sociale tra Stato e cittadini. Io ho detto l'altro giorno che abbiamo formulato nei fatti, attraverso gli strumenti normativi che abbiamo introdotto, un nuovo patto sociale. Un nuovo patto sociale perché, è chiaro, abbiamo operato delle scelte coraggiose. Molti ci hanno criticato, molti erano perplessi e forse rimangono ancora perplessi. Quando abbiamo iniziato a ragionare, adesso abbiamo attuato il reddito di cittadinanza e la riforma di quota 100. Il reddito di cittadinanza permette a tutti coloro che sono rimasti indietro di poter ricostruire il proprio futuro grazie alla formazione, grazie al lavoro. Quota 100 rappresenta una soluzione che innanzitutto è riparatrice per un'intera generazione che era stata colpita dalla riforma Fornero e consente anche, per come la stiamo realizzando, di agevolare il ricambio generazionale nella forza del lavoro. Vedete, una società in cui i governi coltivano e tutelano il rapporto di fiducia con i cittadini è anche una società più produttiva, più efficiente, perché in essa sia le famiglie sia le imprese sanno che potranno effettuare investimenti sul futuro che saranno correttamente remunerati. Proprio a questo è ispirata l'azione del nostro governo e anche della misura del reddito di cittadinanza. Sento dire, ma è una misura assistenzialistica. Voi così perseguite
una finalità assistenzialistica che non è proprio in linea con quello, col modello di una società virtuosa. Ebbene, ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo meditato tanto questa riforma, l'abbiamo progettata con molta attenzione, proprio perché volevamo evitare l'atteggiamento paternalistico di uno Stato che elargisce benefici economici senza però offrire una chance di ripartire, senza offrire una chance alle persone più svantaggiate di poter ricostruire il proprio futuro. Vi assicuro, adesso dobbiamo iniziare a realizzare questo progetto di riforma, ma vi assicuro che l'abbiamo pensato proprio con estrema attenzione, proprio al fine di evitare questa finalità assistenzialistica. Abbiamo messo in cantiere e stiamo varando un progetto di riforma veramente molto significativo, rivolto a una platea di 5 milioni di persone che vivono in condizioni di necessità. A loro, attraverso un progetto molto complesso, che coinvolge centri dell'impiego, agenzie private e tanti altri, l'ANPAL e tanti altri pubblici poteri, abbiamo messo su un progetto che prevede più facilmente l'emersione di offerte di lavoro, incentiva ad accettare queste offerte, perché i meccanismi disincentivanti, laddove si rifiuti la prima offerta, diventano veramente molto stringenti. Abbiamo offerto la possibilità non solo di costruire tutto sulla offerta lavorativa, certo, siamo consapevoli che c'è difficoltà in Italia, che soprattutto nel sud, nel mezzogiorno, non è così facile trovare un lavoro, ma è soltanto con un progetto che fa sistema che abbiamo la chance di poter migliorare questa situazione. E soltanto con un progetto così articolato abbiamo la chance di contribuire a migliorare questa situazione. Abbiamo anche progettato non solo l'offerta di lavoro, ma anche quindi un patto di lavoro, ma anche un patto di formazione. Quindi abbiamo progettato anche la possibilità di poter essere incentivati a migliorare la propria formazione, le proprie competenze professionali. Addirittura abbiamo pensato che il progetto non si poteva realizzare se avessimo affidato soltanto a dei centri, degli uffici pubblici, la intermediazione per raggiungere queste finalità. Abbiamo quella espressione che ha fatto sorridere molti, con qualche sorrisino di troppo, soverchio, navigator, sta a indicare come occorrono anche delle persone che sappiano motivare le persone che sono in difficoltà, che sappiano muoversi dall'ufficio, sappiano andare incontro a chi è in difficoltà, sappiano sagomare sulle esigenze personali, sappiano coltivare nel dialogo, nel confronto, nel guardando negli occhi chi è in difficoltà, per recuperarli al circuito produttivo, al circuito lavorativo, per incentivarli a credere in se stessi, a poter ricostruire anche una formazione professionale che semmai hanno abbandonato o che non è sufficiente. E poi ci sono anche meccanismi di inclusione sociale. Insomma, prima di criticare, prima di sorridere, diamo una mano, diamo un contributo, concentriamoci tutti, perché questo è uno dei progetti riformatori più significativi che lo Stato sociale italiano, il welfare, ha mai pensato negli ultimi decenni. Poi ci viene detto, ma l'Italia non cresce, come pensate di creare posti di lavoro con reddito di cittadinanza e con quota 100? Parentesi, a proposito di quota 100, vedete, le riforme non valgono in astratto, valgono in concreto. Quando abbiamo iniziato a ragionare di quota 100, ho convocato a Palazzo Chigi le aziende di Stato, le più importanti aziende di Stato, era un tavolo affollatissimo, potete immaginare. Ho chiesto loro due cose.
L'Italia deve ripartire. Non possiamo raggiungere sviluppo sociale e coniugarlo con crescita economica se non fate il vostro dovere. Dovete investire di più. Da quel tavolo, da quell'interlocuzione, sono nati 13 miliardi aggiuntivi rispetto ai piani di investimento che erano già nei rispettivi business plan, nei loro bilanci. Seconda cosa, ho detto, guardate, qui c'è da riparare un torto a una generazione che pensava di andare in pensione, di poter andare in pensione domattina, e invece si sono svegliati e gli è stato detto, guardate che avete ancora alcuni anni di vita lavorativa davanti. Dovete darci una mano. Da questa interlocuzione, alcune di queste aziende, ho fatto anche il nome di una di queste, Eni, ci ha detto che per un lavoratore che approfitterà di questa finestra quota 100 ne assumeranno 3 giovani. Ricambio generazionale. Però attenzione, il governo può fare tanto. Se il governo interviene direttamente, anche in termini di moral suasion, anche in termini di prospettive riformatrici, è chiaro che crea entusiasmo, è chiaro che possiamo coinvolgere in questo caso le aziende di Stato, ma non è sufficiente, non è sufficiente. Ma il nostro piano di investimenti è un piano di investimenti robusto, cospicuo e meditato. Attenzione, noi abbiamo, rispetto a quanto era già programmato, di nostro abbiamo programmato un investimento di 15 miliardi nel prossimo triennio per realizzare investimenti in infrastrutture. Attenzione, abbiamo anche pensato, non è sufficiente innestare risorse finanziarie per realizzare una crescita economica sostenibile ed efficace. E sì, perché abbiamo scoperto che noi i soldi non li sappiamo spendere. Non vi dico i dettagli, ma uno dei più importanti fondi strutturali europei, con risorse finanziarie impiegate nel 2016, attualmente di quelle risorse sono state spese dal 2016 a oggi una piccolissima parte. Stiamo parlando di qualche decina di miliardi. Allora il problema non è soltanto incrementare il budget a disposizione per gli investimenti. Cercare di capire perché in Italia non si spende. Sapete perché non si spende? Perché abbiamo delle difficoltà progettuali, abbiamo difficoltà di coordinare i progetti di investimento, abbiamo anche una legislazione troppo farraginosa. Stiamo lavorando in questa direzione. E la ragione per cui con la manovra economica mi sono riservato l'adozione di 2 decreti presidenziali che sto adesso varando proprio in questi giorni, uno che istituisce una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio per coordinare tutti i progetti di investimento e un altro che istituisce una struttura tecnica con 300 professionisti, quindi offriremo tra l'altro lavoro a giovani brillanti, a giovani professionisti brillanti, che avranno proprio il compito di elaborare, quindi affiancare nell'elaborazione progettuale tutte le pubbliche amministrazioni che hanno difficoltà nell'elaborare progetti e potranno accompagnarle nella realizzazione dei progetti. Ma non è sufficiente. Di qui anche il piano di riforme strutturali. Per quanto riguarda la semplificazione burocratica, abbiamo adottato una legge di delega a dicembre per la semplificazione burocratica. Per me è la madre di tutte le riforme. Se vogliamo far partire il Paese, se vogliamo creare leva economica, dobbiamo operare una semplificazione. Gli operatori economici... Gli operatori economici e i cittadini, quando intraprendono una qualsiasi attività, quando compiono una determinata azione, hanno un obiettivo, devono aver ben chiaro qual è lo spazio temporale in cui si realizzerà questa loro intrapresa,
devono sapere esattamente con chiarezza quali sono gli oneri cui dovranno assoggettarsi per raggiungere quel risultato. Oggi in Italia non è così. Abbiamo, ma questo, attenzione, non piangiamo solo del latte che noi abbiamo versato in Italia. Questo è comune a molte altre società avanzate post-industriali. È chiaro che abbiamo dei sistemi di regolamentazione che si sono stratificati nel tempo. Cioè, la logica è stata che ciascun potere pubblico ha cercato di rimarcare il proprio territorio introducendo permessi, autorizzazioni, rimarcando un po' la sua sovranità su quello spicchio e anche quindi uno spicchio di potere. Noi oggi stiamo con col decreto legislativo che ne conseguirà, dobbiamo depurare questa stratificazione e cercare di intervenire a semplificare lo spazio della burocrazia, lo spazio dei procedimenti amministrativi. In più avremo una legge di delega a febbraio per accelerare i processi civili e penali, perché dobbiamo anche essere più competitivi. E la nostra competizione, il nostro sistema economico non è competitivo se ovviamente agli operatori economici, in particolare agli imprenditori, non consente di recuperare i propri crediti e di risolvere le controversie in tempi più rapidi. Attenzione, stiamo riformando il codice civile, anche qui abbiamo adottato una legge di delega. Abbiamo un codice civile del 1942. Nessuno dei nostri paesi che competono con noi in Europa hanno un codice così datato. Quindi stiamo per varare e adottare un decreto legislativo che possa introdurre una nuova, in particolare, disciplina contrattuale adeguata ai tempi. Stiamo facendo, ovviamente dimenticavo, un altro passaggio importantissimo è la riforma del codice dei contratti pubblici, degli appalti. Quando mi sono insediato, forte anche dalla mia esperienza professionale, mi è stato detto: ma come, abbiamo un codice che abbiamo appena introdotto, abbiamo una regolamentazione di secondo grado così dettagliata. Ho detto: a parte, scusate, che vanno adottate ancora per completare la 10 linee guida dell'ANAC, ne sono state adottate ancora alcune, ma non è pensabile che oggi per gestire un bando un dirigente scolastico per una gita scolastica debba chiamare dei professori di diritto amministrativo, metterli al confronto e dopo qualche mese di studio possa partire tranquillo che non gli arriverà nessuna segnalazione alla procura. Non è accettabile. Allora, riassumendo, in tutto questo ovviamente, in questo piano di investimenti, una parte preponderante verrà anche riservata all'ammodernamento delle nostre infrastrutture. Il dibattito pubblico, vedete, voi lo sapete come funziona, no? Anche il sistema mass mediatico si concentra su ciò che fa più notizia. Oggi parliamo tutti di TAV. È da mesi che ormai tutto il dibattito è concentrato su TAV. Ormai siamo il governo del non fare, ormai siamo dipinti come il governo che sulla TAV sta ancora attendendo l'analisi costi-benefici. È vero, abbiamo cambiato metodo per un semplice fatto, che un'opera così rilevante nell'ambito dell'economia domestica e di così forte impatto ambientale e sociale ci obbliga responsabilmente a recuperare le valutazioni che sono state fatte, pensate, più di 20 anni fa, lo vogliamo dire? Vogliamo rivedere un attimo se quelle valutazioni fatte più di 20 anni fa sono ancora attuali, visto che questo benedetto buco non è ancora iniziato? È responsabile questo? Però perché non diciamo tutte le grandi opere che stiamo realizzando? TAP, Terzo Valico, Brennero e così via. Chi ha detto che in Italia i cantieri sono fermi? Sono fermi non per noi, sono fermi per il codice degli appalti, ma lo stiamo
realizzando, sono fermi perché non abbiamo una cabina di regia, non c'è coordinamento, ma stiamo facendo tutto questo, i cantieri non sono bloccati. Altro motivo di critica, di impasse nel dibattito pubblico, le trivellazioni, no, di questi giorni. Ma secondo voi, se noi abbiamo come obiettivo la decarbonizzazione al 2025, se io quando vado in giro con gli altri leader mondiali ed europei mi posso vantare che l'Italia è uno dei paesi in Europa che è in fase più avanzata per quanto riguarda la transizione energetica, perché ci siamo avvantaggiati rispetto a tutti gli altri nel campo delle energie rinnovabili. Ma oggi, secondo voi, è più saggio dedicarci a sprombattuto, a trivellare i nostri mari e il nostro territorio, oppure a continuare su questa strada delle energie rinnovabili? Allora, anche qui, non è forse meglio un attimo e più responsabile, visto che primeggiamo nel campo delle energie rinnovabili, idroelettrico, eolico, solare, eccetera, non conviene continuare su questo percorso e vedere un attimo se permessi, autorizzazioni spesso concessi tanti anni fa, tanto tempo fa, sono ancora attuali e funzionali alla nostra politica energetica? È responsabile? Ovviamente in questo contesto c'è la crescita economica coniugata allo sviluppo sociale. Quando si parla anche di sviluppo sociale si parla di giovane, si parla di famiglia. La famiglia è il pilastro della nostra società, è il luogo dove si sviluppa l'educazione primaria dei giovani, a cui è affidato il compito, l'onere, l'onore di costruire il futuro del nostro paese. Quindi è una cellula fondamentale, la comunità fondamentale della nostra comunità più grande, che è la società. Noi prestiamo tanta attenzione alla famiglia, abbiamo già stanziato, nonostante il quadro della finanza pubblica, come sapete, fosse un po' complesso, diciamo così, siamo riusciti a stanziare già 100 milioni di euro sul fondo per le politiche familiari. Non ci accontentiamo. Nella famiglia vogliamo investire di più, come vogliamo investire di più nei giovani. Nei giovani, anche qui, nonostante il compromesso da fare per quanto riguarda il contenimento della finanza pubblica, abbiamo previsto alcune misure che riteniamo molto significative. All'università abbiamo previsto un piano straordinario per l'inserimento di giovani ricercatori. Abbiamo previsto incentivi alle imprese perché occupino giovani brillantemente laureati. Quindi vedete, quando ragioniamo di lavoro, quando ragioniamo di produttività, dobbiamo mettere insieme tutte le misure che abbiamo concepito, perché anche nel reddito di cittadinanza abbiamo introdotto un formidabile stimolo a nuove assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Voi sapete che il ciclo del reddito di cittadinanza è 18 mesi. Se al secondo mese l'imprenditore si affretta ad assumere un beneficiario del reddito di cittadinanza, i restanti mesi, 17 mesi, addirittura 780 moltiplicate per 17, saranno tutti a beneficio del datore di lavoro in termini di sgravi contributivi. Abbiamo ridotto anche il cuneo fiscale, di fatto, il costo del lavoro. Abbiamo a regime, nel primo anno sarà un po' meno, ma a regime abbiamo 600 milioni che abbiamo recuperato abbassando i premi che vengono versati all'INAIL per quanto riguarda la polizza sugli infortuni del lavoro. Questo è un vantaggio notevole per le imprese e così tante altre misure. Ovviamente c'è il Mezzogiorno. Al Mezzogiorno dobbiamo dedicare un'attenzione particolare, perché una politica di investimenti, di incremento della produttività, una politica anche sociale, che non miri solo a questa famigerata stabilità finanziaria, ma anche alla giustizia sociale, all'equità sociale, non può non pensare
e tener conto che il mezzogiorno viaggia a una velocità diversa in termini di media rispetto alle regioni del nord. Ed è per questo che al mezzogiorno si concentreranno i nostri maggiori sforzi, sia per quanto riguarda il piano degli investimenti, un piano degli investimenti strutturali, sia per quanto riguarda il riammodernamento delle infrastrutture, che è un robusto piano di riammodernamento delle infrastrutture, sia per quanto riguarda anche la messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico. Però non è sufficiente. Il Sud ha bisogno di interventi ancora più robusti. Io stesso ho lanciato un progetto pilota, ho avuto una debolezza, lo confesso, essendo pugliese del Nord, ho lanciato questo progetto pilota per la Capitanata, la provincia di Foggia, ma ho subito detto che non faremo favoritismi. Abbiamo un contratto di sviluppo. Adesso adotterò un decreto che avvierà questo contratto di sviluppo. Pensate, nella provincia di Foggia, tra il Gargano e il subappennino Dauno, c'è molta, evidentemente, depressione economica, sociale. Sono già arrivati, prima ancora del mio decreto, un'ottantina di progetti che stiamo vagliando. Porteremo le imprese, faremo sistema. È l'unico modo per far ripartire l'Italia. Ho già promesso che partiranno contratti di sviluppo Molise, Basilicata e tutte le altre regioni del Sud. Quindi le regioni del Sud avranno un'attenzione particolare. Tutto questo come si inserisce? Io finisco, vi lascio, non è che volevo interrompere i vostri lavori congressuali. Tutto questo come si inserisce nel discorso europeo? Anche questo, qui sappiamo che il dibattito pubblico è molto attratto, no, dalla prospettiva europea. Adesso ci avviciniamo a una campagna elettorale che si preannuncia molto molto vivace. Io spero che sia non tanto vivace, quanto riesca ad affrontare i reali problemi che abbiamo in Europa. È inutile trascinarci una retorica europeista, è inutile trascinarci una prospettiva ipocrita, dove chi più parla di un'Europa forte e solidale, semmai più fa interessi nazionali. Guardiamoci in faccia, è l'occasione per dare davvero impulso a un'Europa diversa, ma più forte, realmente, effettivamente più solidale. Però per fare questo dobbiamo spogliarci dell'ipocrisia, dobbiamo affrontare quali sono i problemi, dobbiamo dircelo internamente, a livello tra paesi, e dobbiamo confrontarci sui reali problemi. Altrimenti è inutile continuare a declamare valori comuni, prospettive unitarie, quando ormai un'Europa viaggia a geometria variabile, quando ormai ci si siede e si creano gruppi di nazioni che viaggiano per loro conto e si assestano a secondo dei temi come più confacente agli interessi nazionali. Non è questa l'Europa che vogliamo, non è questa l'Europa per cui mi batterò. Io ho già detto al forum di Davos che abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo, una visione radicalmente nuova della politica anche europea, che metta al centro gli esseri umani, le famiglie, le comunità. Sono molto perplesso quando leggo nel nuovo budget pluriennale che, vedete, sembra un dato tecnico, contabile, ma quando si legge il bilancio di previsione pluriennale si vedono che, a dispetto di paesi che ci lasciano, incrementiamo le spese anche del sistema amministrativo burocratico europeo e non siamo conseguenti per quanto riguarda le politiche sociali, le politiche sull'immigrazione, le politiche di cooperazione verso l'Africa, io mi chiedo, ma qual è l'Europa che vogliamo? Noi dobbiamo sognare
e realizzare un'Europa del popolo e per il popolo. Auguro e concludo alla vostra esperienza associativa di continuare ad approfondire il dialogo e il confronto al vostro interno e al vostro esterno. Se oggi sono qui, e forse, Presidente, diciamocela, forse l'ho sorpresa accettando l'invito, forse lo stesso Presidente vostro non se l'aspettava. Ma se io sono qui è perché questo governo vuole dialogare, come sa che voi sapete dialogare al vostro interno, al vostro esterno, anche questo governo vuole dialogare con la vostra realtà associativa, perché è una realtà che ha una grande tradizione, una forte identità culturale e sociale, che io personalmente il governo rispetta. Vogliamo ricevere istanze e suggerimenti da voi. Voi siete inseriti anche in un contesto più ampio che riguarda anche quello del terzo settore. Come sapete ci siamo incontrati più volte già con esponenti, con altre realtà del terzo settore. Questo governo ha fatto la scelta di varare il decreto legislativo, il codice del terzo settore, ma non l'ha varato stancamente. La legge di delega era già stata avviata dalla precedente esperienza di governo. Abbiamo fatto dando un contributo, intervenendo a modificare e a dare il segno dell'attenzione al terzo settore. Da qualche incontro di qualche giorno or sono con esponenti delle realtà del terzo settore è nato anche un proficuo dialogo che si è tradotto innanzitutto nel, ma quello è stato immediato da parte mia, nel riconoscimento dell'errore di aver introdotto nella precipitazione di fine anno scorso l'IRES. Abbiamo reintrodotto il regime di prima, stiamo introducendo proprio adesso. Intendiamo varare anche subito la riforma, quindi stiamo lavorando perché nei prossimi mesi venga istituito e reso operativo l'albo unico del terzo settore. Voglio subito attivare la cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, sarò circondato da cabine di regia a questo punto, però ecco, la cosa più importante, io dico, pur nelle diversità, non è detto e non vi chiedo certo di condividere questo progetto riformatore, vi chiedo solo, pur nelle diversità e nelle divergenze di opinioni, di prestare attenzione al grande sforzo che questo governo sta realizzando, forte di questo consenso politico, forte di questo consenso sociale. Lo stiamo cercando, ci è stato detto, vedete, per realizzare delle estemporanee promesse elettorali. No, quelli sono impegni. Sono progetti di politica economica e sociale che stiamo realizzando, perché non dobbiamo scherzare. L'investitura di fiducia dei cittadini nelle istituzioni è un bene, è un valore pubblico, va preservato. E ripeto, non possiamo pensare solo alla stabilità finanziaria, dobbiamo anche pensare alla stabilità sociale. Quindi davvero un grande augurio di buon lavoro congressuale e vi auguro sempre di poter continuare ad approfondire, a offrire un contributo per quel che riguarda la migliore conoscenza della realtà lavorativa, e che è sempre più multiforme e che sia sempre coniugata con quel concetto fondamentale che è la dignità dell'uomo. Grazie. Thank you.